Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Ultimamente abbiamo parlato tantissimo di No Man's Sky, gioco a cui dedicherò ma veramente l'80% del canale e appena uscirà lo vedrete quanti video vi porterò regolarmente tutti i giorni. Abbiamo parlato ieri di Attack on Titan, un altro gioco, Wings of Freedom, che sto aspettando veramente molto. Ma non ci siamo dimenticati di un altro gioco che tutti desideriamo e che tutti non vediamo l'ora che esca. Si parla ovviamente di Sea of Thieves. Si parla di quel gioco di pirati massivo online PvP di fazione, perché questo, a differenza di No Man's Sky, non è un sandbox, è proprio un gioco di scontri fra fazioni in un stavo per dire universo, ormai sono rimasto con No Man's Sky, ce l'ho in testa, non lo so neanche la notte, in un oceano fatto e veramente riempito di equipaggi di giocatori che si faranno la guerra per contendersi il titolo di re dei pirati. Quindi una cosa assolutamente assurda, bellissima. Una cosa, le informazioni che abbiamo, per quanto qualche giorno fa sia uscito un nuovo gameplay che state vedendo di Sea of Thieves, abbiamo pochissime informazioni, quindi al solito, per non dire fuffe, per non andare sull'ipotetico, vi parlerò chiaramente soltanto delle informazioni che ho lette su Twitter, lette su Reddit, interviste al team di sviluppo. Però sono poche, a differenza di No Man's Sky, ovviamente non si sa quando uscirà il gioco, non si sa se ci sarà un open beta per provarlo o una closed beta, non ci sono pre-order, non c'è niente, quindi si va un pochino sull'ipotetico. Però qualcuno l'ha provato, qualche fortunato, e quindi vedendo quello che hanno giocato e leggendo le loro piccole recensioni, più che altro opinioni, pareri personali, possiamo trarne una piccola conclusione. Sea of Thieves è un gioco che ci vede su un unico server, ovviamente, con un mega oceano da esplorare, tantissimi contenuti PvE, si parla di isole infestate da fantasmi e da scheletri, mappe del tesoro, addirittura il Kraken. Sì, sì, avete capito bene. Kraken e mostri marini vari, e l'idea del gioco è quella di darci questo vasto oceano e metterci nei panni di un personaggio, di un pirata, perché tutti saremo pirati, ambientazione ovviamente inventata, non è nei Caraibi dell'epoca, nell'Age of Sail come Naval Action, è un'ambientazione completamente inventata, grafica in cel shading fatta veramente bene, proprio come piace a me, e ci metteranno nei panni di questo pirata che ci dovremo creare e portare avanti la nostra storia. Questo non è un gioco da fare in single player, anche perché, proprio questo ce lo fanno sapere chiaramente, la nave non si potrà guidare da soli. Ci vorranno, all'inizio gli hanno fatto la domanda, ma da quanti uomini sarà composto l'equipaggio della nostra nave? Inizialmente, poi potrà cambiare quando uscirà, ma inizialmente nella beta che vediamo è per 5, dove ognuno avrà un ruolo preciso a bordo. Vediamo addirittura quando la nave subisce dei danni e lo scafo inizia a rompersi per i colpi di palle di cannoni, di carronate che ti arrivano sulle fiancate e ti spaccano tutte le assi di legno. Vediamo un omino che va sotto con le assi di legno a riparare mentre la nave si riempie d'acqua. Un altro addirittura che dovrà fare la vedetta, montare sull'albero maestro, guardare col cannocchiale e indirizzare le vele e scioglierle o alzarle. Sì, sì, avete capito bene. E ora vi spiego. Un altro che sta al timone e poi ovviamente quelle cannoni che sparano. Perché se io sto al cannone, se io sto al timone, sono il capitano della nave, mettiamo caso che faccio capitano e timoniere in quel momento lì, sto al timone e muovo la nave, io sono quello che controlla la nave, ma ci vorrà qualcuno che spari. Addirittura fanno vedere che quello che sta alle vele, come avete visto dal video, indirizza l'albero, lo gira. A seconda di come tira il vento, indirizza le vele da una parte e le scioglie completamente. Nel caso ci fosse comunque la giusta brezza o comunque di bolina per spostarci, nel caso finiremo dentro una tempesta, perché ci saranno anche gli agenti atmosferici, le vele dovranno essere tirate su per evitare che ci vengano strappate. Delle cose, ragazzi, veramente, veramente stupende. Un'idea di gioco spettacolare. E cosa ci fanno sapere quelli di Sea of Thieves? Ci fanno sapere che sarà un gioco PvP. Ci sarà contenuto PvE, mappe del tesoro, bottiglie con le mappe del tesoro dentro, X. Come disse Indiana Jones, X non è mai il punto dove scavare, e invece sì, è il punto dove scavare. Ci saranno isole infestate da fantasmi. A proposito dei fantasmi, vi devo dire una chicca a fine video che mi ha fatto impazzire. Speriamo la confermino, anche se non so come funzionerà. Non ho idea, però se ne parlo un attimino a fine video. E dovremo fare PvP. Dovremo farci il nostro equipaggio, la nostra nave che potrà essere potenziata, in gergo dire fittata, come su Naval Action o altri giochi. Dovrà essere potenziata, potremo cambiargli le vele con il logo di Gilda, mamma mia mi sento male, del nostro equipaggio. C'è il mal di gola, non sono contento. I colori, potremmo farla completamente nera, rossa, marrone, come ci pare a noi, con i nostri colori della nave. Ovviamente saranno delle limitazioni,
Non è che potremo fare la nave rosa. Ci saranno delle limitazioni. Comunque sì, potremo cambiare una sorta di pattern e di colori. E ci sarà questo open world in mezzo a questo oceano pieno di isole da scoprire. E addirittura si potrà andare anche sott'acqua e ci saranno sirene, mirmidoni e quant'altro della vecchia antica mitologia classica. E dovremo farci questo equipaggio di 5 uomini con cui dovremo collaborare, ovviamente chat vocale e chat scritta, e combattere gli equipaggi avversari. Quindi Sea of Thieves, a differenza di No Man's Sky, sarà un gioco 120,88% l'uomo delle percentuali PvP. Ci sarà anche il contenuto PvE, però il senso è di o allearci con altri equipaggi o contrabbandare con altri equipaggi o distruggere altri equipaggi. E quella è la figata, laddove ognuno a bordo della nave avrà un ruolo preciso. Si parla addirittura di navi squarciate dalla potenza del Kraken e uomini che finiscono in mare. E se vi ricordate il primo gameplay che avevamo visto, bellissimo, c'era addirittura la passerella. Dopo un equipaggio, dopo un abbordaggio, una battaglia, l'equipaggio sconfitto veniva legato, le mani legate dietro la schiena, e venivano fatte camminare sulla passerella per essere buttate agli squali. Cosa veramente, ragazzi, stupenda, che dà un'evoluzione al concetto di gioco online che secondo me ci vuole veramente tanto. Questo è un gioco PvP, questo è un gioco da raidare, razziare, siamo pirati, ci mancherebbe altro che fosse un gioco esplorativo. Non No Man's Sky, questo è un gioco per fazioni, questo è un gioco laddove ti dice vai e distruggi quella nave ormeggiata e saccheggia il suo equipaggio, perché qui non devi essere un esploratore. Qui deve diventare il re dei pirati, l'equipaggio più temuto di tutti i mari. Ed ecco l'informazione che vi dicevo poco fa, spettacolare. E qui c'è alla fine la domanda del video che, boh, non ho idea. Ma il gioco è permadeath? Perché? C'è stata una domanda, c'è stato un discorso durante appunto questo gameplay che se lo vedete col... Io ci ho tolto l'audio, ma se lo vedete originale, ascoltate bene, lo sentirete. Lo sviluppatore dice, quando il vostro equipaggio verrà completamente ucciso, quindi quando voi morirete tutto il resto dell'equipaggio, fate conto una battaglia fra due navi, fra due galeoni e voi la perdete. E la vostra nave verrà affondata, vi verrà data la possibilità di tornare in vita come fantasmi, con una nave fantasma. E lì mi viene la paura. Cioè, io posso scegliere se tornare in vita normale, respawnare, ricostruirmi la nave che mi è stata distrutta, o se fare il fantasma. Però se faccio il fantasma, un po' come Monkey Island, LeChuck e il suo equipaggio, non posso fare niente. Cioè, una nave fantasma non è quella di Davy Jones, che era una nave vera, era una nave maledetta. Una nave fantasma non spara. Però magari può scomparire, può andare sott'acqua. Cioè, se io decido di giocare il fantasma, cioè, cosa faccio? Terrorizzo gli equipaggi e vado velocissimo, navigo anche sott'acqua. Però non posso più interagire col mondo, perché se vi ricordate i fantasmi di LeChuck non potevano interferire col mondo fino a che poi non diventavano degli zombie giù. Mamma mia, Monkey Island o qualcosa del genere. Quindi cosa vuol dire? Puoi diventare un equipaggio fantasma con la nave fantasma. Cosa faccio? Terrorizzo i giocatori? O avrò un altro tipo di quest, missione di gioco che loro non hanno? Ma poi volendo, se scelgo di essere fantasma, posso tornare anche in carne ed ossa? Perché voglio iniziare a fare le battaglie? Quindi la domanda che vi faccio è: a cosa servirà diventare fantasmi? Cosa potremmo fare da fantasmi con la nostra nave? A parte la bellezza che tutti vorremmo. Però magari dopo 3 giorni che gioco mi rompo coglioni. Quindi cosa potrò fare come fantasma? Questo vuol dire che nel gioco ci sarà un certo sistema di permadeath. Questa è una domanda ipotetica, ragazzi, e non abbiamo informazioni, non ci sa un cazzo. Però cosa potrò fare? Ragazzi, Sea of Thieves forse dovrebbe uscire nel 2017. Gioco che attendo da morire, ve lo dico sinceramente, non l'attendo più di No Man's Sky, perché No Man's Sky è un tipo di gioco e questo un altro. Però a pari merito, perché c'ho anche la grafica del canale e il logo, l'avatar mio personale. Mi piaceranno i pirati. E come ho sempre detto, o diventerò il re dei pirati o distruggerò completamente l'oceano, nella vana speranza di diventarlo. Nella vana, sì, è Cuba. Oh, fate anche la battutina. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E niente, Sea of Thieves vedremo quando uscirà. Stavo per dire vedremo, sto impazzendo con tutti questi giochi da recensire e dire cosa ne penso. E come avete visto, nel corso degli ultimi 4 video ho inserito una parola nascosta per ogni video. E alla fine questa parola componeva una frase. Chissà chi avrà vinto la copia di No Man's Sky per PlayStation 4, ve lo farò sapere nel video di domani. Ragazzi, questa cosa potrebbe andare avanti, potrei regalarvi altri giochi, che secondo me è una cosa molto carina da fare. Tra l'altro è appena passata Morgana che vuole uscire, quindi devo chiudere il video. Quello che vi volevo dire però è una cosa che deve funzionare. Nessuno vi chiede soldi, sono cose che io vi regalo, ci mancherebbe.
però da vedere almeno un bel riscontro nei video. È inutile fare dei giveaway così grossi come di No Man's Sky e cose del genere, copie che non mi ha regalato nessuno. Mi sono comprato con i miei soldi, con i soldi di YouTube, e ve le regalo perché vi voglio fare un regalo, visto quanto state apprezzando No Man's Sky, però deve essere una cosa che funziona. Cioè, voglio vedere o tantissimi like al video o tantissime visualizzazioni. Non è da stronzi, ragazzi. Il like e la visualizzazione non costa nemmeno un euro. Però quello che vi regalo l'ho preso con i miei soldi e lo faccio molto volentieri perché, uno, vi voglio fare un regalo e, due, vi piace talmente tanto No Man's Sky che ho detto ai ragazzi, sai che c'è, ce l'ho una copia sola, però gliela voglio regalare. Però voglio vedere anche un bel risultato al video. Se il video deve essere avere le visualizzazioni degli altri o non avere manco un like o avere comunque sempre gli stessi numeri dell'altro, non ha nemmeno tanto senso. Quindi, ragazzi, la cosa che vi chiedo, se ne volete altri, ve le farò sempre con il cuore perché è roba che pago con i miei soldi. Magari me le regalassero e ce l'avessi di più da darla gratis, ma le pago. Quindi, ragazzi, fatemelo capire con tantissimi pollici in su, tantissimi commenti, tantissime visualizzazioni. E io vi giuro, ogni volta vi porterò avanti queste frasi nascoste e vi regalerò i giochi. Guarda, tra l'altro è qui Morgana, salutali. Ciao. Guarda lì, guarda. Guarda, ciao. Oh, pirati. Pirati. Lei, Morgana, è la regina dei pirati. Ciao, ragazzi. Alla prossima.